A Brindisi le precarie condizioni delle casse di Palazzo di Città gravano sui servizi essenziali forniti alla cittadinanza e soprattutto sui servizi sociali e sulle partecipate. E proprio a proposito di partecipate, l'amministrazione intende approvare in toto il piano di risanamento della società in-house Brindisi Multiservizi, proposto dall'amministratore unico Gianvito Morelli, il quale prevede un sensibile aumento della tariffa oraria dei ticket parcheggio nel centro storico, che nella zona rossa passerà ad 1,50 euro e 2,50 euro nelle ore successive alla prima, ed 1,30 euro nelle altre aree. Nei quartieri invece raddoppieranno i costi e si passerà ad 1 euro l'ora. Alle stelle anche i costi per i pass dei residenti, secondo il piano schizzeranno da 70 euro a 300 euro e 500 euro per la seconda auto. Un piano che farà rifiatare la BMS, ma darà l'ennesimo colpo di grazia alle già martoriate tasche dei cittadini. Siamo addirittura d'arrivo, meglio, l'amministratore unico sta predisponendo il piano industriale, il piano di risanamento perché possa essere previsto un rilancio della società alla luce anche del problema strutturale in cui si trova, cioè quello di produrre perdite, per cui è chiaro che la legge Madia prevede che possano essere ripianate le perdite precedenti con un piano di rilancio, quindi un piano industriale e un piano di risanamento. Dopo, diciamo, il terzo anno che una società in-house presenta ancora un bilancio in perdita, necessariamente dovrà passare da questo passaggio. E la bozza soddisfa l'amministrazione comunale, quella che è stata già presentata, potrebbero esserci delle modifiche? No, no, assolutamente no. Tra l'altro c'è una stretta collaborazione proprio perché la società è in-house, per cui condividiamo il percorso messo in atto dall'amministratore unico.